È il quarto giorno in cui ci spostiamo nel territorio del comune di Giano dell'Umbria e anche oggi partiamo da qui, dall'abbazia di San Felice. Volevamo goderci il panorama sul quale si affaccia l'abbazia, uno spettacolo che avrebbe fatto impazzire letteralmente i poeti romantici del XIX secolo, che noi invece cercheremo un po' di contrastare, andando a incontrare qualcuno che trasforma tutta questa bellezza, tutta questa poesia in qualcosa di estremamente concreto, di altrettanto bello, che possiamo mettere sulle nostre tavole, ovvero l'olio dell'Umbria. Incontriamo il frantoio Speranza. Ma di chi è questo frantoio? Sarebbe il mio, però è delle donne. Chi sono? La signora Massucci, quella lì, e le figlie, che io l'altro anno passo tutto a nome loro. Basta? Basta, io faccio il bracciante. L'operaio? L'operaio, bravo. Ma come si fa a fare l'olio? L'olio buono? L'olio ci vuole da piccolo. Non ti puoi inventare da fabbricare una cosa un giorno, ci vuole esperienza sull'olio, perché tanta di quell'esperienza ci vuole, perché le stagioni non sono tutte uguali. Quest'anno bisogna lavorare una certa maniera, il prossimo anno un'altra maniera, bisogna vedere tutta la stagione, quella che viene incontro. Se è caldo, se non piove, se piove, tutto fa roba così. Cioè bisogna conoscere molto bene l'oliva? Bisogna riconoscere bene l'oliva, tutto quanto. Però se io ti dovessi chiedere che cos'è un olio buono per te, perché quella è la cosa, no? Tu mi dici, sì, come la faccio cosa a fare l'olio buono? Cosa vuoi ottenere? Poi l'oliva che c'hai... Il massimo della qualità voglio ottenere. E qual è? Io, per il cuore mio, capito? Ma che cosa, com'è un olio di massima qualità per te? Che caratteristiche ha un olio di massima qualità? Per me essere adesso, con questo momento, perché l'olio è molto presto, bisogna essere che pizzica, amaro, forte, un bel colore verde, capito? Perché se non pizzica, adesso che stiamo sulla stagione, è amaro, fra tre mesi, quando ha preso il caldo, diventa un olio molto debole, così. Molto debole, cattivo. Beh, insomma. Cattivo! Ma per me, la poca esperienza, mi diceva sempre zio e papà, dal 25 ottobre e tutto novembre. E poi cominciano giù perché l'oliva si comincia a maturare, questo e quello. Qui c'è un territorio che produce un'oliva che è particolarissima, che è quella di San Felice, il che San Felice. Solo voi. Sì, al comune di Giano ce l'abbiamo, solo noi nel comune di Giano, tutta l'Umbria non ce l'hanno. Hanno iniziato a metterla da altre parti ma non ne viene. È favoloso, quest'anno sì. È favoloso, sì, non . C'è niente verme, veramente non c'è. La stagione è così, bisogna comprare l'olio per tenerlo l'altro anno. Sì, Per il prossimo anno, perché non si sa quello scappa fuori. C'è anche tanto tartufo, no? Sì, io sono un appassionato dei tartufi da quando ero piccolo. A destra un po' i cani, marrancio. Si trova tanto tartufo qui? Sì, alla zona nostra sì, lo scorsore però, non quello bianco, questo, quell'altro. Cioè, trova il tartufo? Qualcosetta trovo pure io. Sì. Qualcosa. I cani? I cani. Perché c'ho i cani che vanno a tartufi, non che li porto a tartufi. Sono loro che vanno? Sono loro, e mi riportano il tartufo. E io do una zambata, mai quello. Un bacio sulla bocca. Bravo. Ma attento torno al cane. Ma attorno al cane con un tartufo e tre etti. Ti dai un bacio a bocca? Mi sa meglio darlo da un cane che dalla donna. Col sole negli occhi che sta calando, io vi do appuntamento ancora una volta a domani. Io continuo il mio percorso tra i colli e gli ulivi dell'Umbria, l'hashtag è sempre quello, Frantoi Aperti Umbria.